Ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Come da titolo, ce l'abbiamo fatta a sbarcare a Caio Perico. In realtà ragazzi, abbiamo già completato il colpo e vi porterò il video dall'inizio alla fine del colpo a spezzoni, video dopo video, perché insomma anche il fantacalcio da fare, diverse cose, diversi impegni anche fuori dal canale. E quindi ragazzi, farò, spero in 2-3 video di poter concludere questa cosa. Detto questo ragazzi, vabbè che qua c'era cominciata la gara a chi distruggeva più cose. E ovviamente abbiamo già fatto tutto, sto facendo la facecam in differita anche perché eravamo in party. Mi sarebbe piaciuto poter registrare il party, ma essendo tra amici, diciamo, alcune cose magari avrei dovuto levare l'audio in parti importanti del video. E da quel che so, quando registri il party, il video del party non è separabile dalla clip. Detto questo ragazzi, non mi sono preso il carico di acquistare il Cosacca perché non avevo la disponibilità economica. L'avete visto nel video che ho pubblicato pochi giorni fa. Ecco qua ragazzi, che appunto mio amico, dopo avermi ingaggiato nel suo CEO, mi permette di poter vedere il Cosacca nella mappa. Dopo una grande nuotata siamo appunto giunti dentro il sottomarino. Ovviamente ha preso il modello base, ha messo la bandiera d'Italia, tanto per quel che ci serve farlo extra potenziato a mio avviso non ha senso. Poi ragazzi magari poi mi sbaglio. Qua ovviamente ci mostra un filmatino all'inizio dove c'è appunto questo comandante chiamato Pavel, dovrebbe essere russo se non vado errato, tra l'altro un personaggio che ci seguirà durante tutto il colpo, simpaticissimo. E detto questo ragazzi, il colpo, devo essere sincero, ora magari questo è un mezzo spoiler per chi non lo ha fatto, a parte che comunque già il video di per sé sarà spoiler, quindi lo dico, il colpo è molto corto, a dire la verità, cioè se vi accontentate di poco il colpo è corto, perché comunque rapinata la villa, ci sono altre cose da poter rapinare in giro, ma sono, il guadagno non è che aumenti smisuratamente, ecco, aumenta ma di veramente poco. E quindi ragazzi, abbiamo appunto fatto il colpo, abbiamo rapinato la villa e siamo usciti. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che spero di potervi far vedere veramente a breve. Intanto porto l'esplorazione della mappa in questo video, poi porterò le missioni preliminari, cerco di portarle magari in un paio di video al massimo, e poi porterò il colpo appunto così in modo da, con 4-5 video, di poter fare tutto dall'introduzione al colpo. Lo so che ormai YouTube è farcito di colpi, però per poterlo fare tra tutti gli amici abbiamo avuto bisogno di tempo. E quindi mi ha fatto tutto alla fine in qualche giorno. Poi ci sono anche altri video, vi ripeto, anche del fantacalcio che stanno in mezzo, anche perché ho ritardato molto le giornate, quindi devo anche dare una grossa recuperata. Adesso sto facendo tutto, uscita la 12, sto già montando la 13, siamo quasi alla fine. Poi c'era la 14, spero entro Capodanno di poter fare tutto. Detto questo ragazzi, appunto vi stavo dicendo, con qua Pavel che si sta consultando con, tra l'altro questo non è il mio personaggio perché, vi ripeto, non sono io il CEO di questo colpo, quindi penso sapete già, per tutti i partecipanti comunque si vedranno i filmati con solo ed esclusivamente il protagonista, quindi il CEO del colpo. Il filmato ragazzi io penso sia uno dei più lunghi che ho visto in GTA Online da quando ci gioco, quindi da un bel po' di anni. E tra l'altro insomma siamo già quasi 2 minuti buoni di parlantina di questo Pavel. Stavo leggendo cosa stavo dicendo ragazzi, perché non ho momentaneamente l'audio, non ho disponibilità di audio, quindi non sto veramente sentendo niente, sto solo guardando le immagini e sto appunto cercando di commentare nel modo di farvi capire cosa sta succedendo e magari spiegarvi anche cose che non si possono vedere
con questa clip, o almeno non si possono vedere con questa clip al momento. Comunque ragazzi, ci sono veramente un sacco di missioni preliminari, e la cosa, diciamo, che mi dà un po' fastidio è che prima devi fare un casino di missioni preliminari e circondarti di veicoli, di cazzi, di mazzi, cose varie, e poi all'ultimo scegliere l'approccio al colpo. Quindi in sostanza più di metà delle cose che devi raccogliere dopo non servono a niente. Non è... Vabbè, lasciamo perdere. Non è che prima scegli l'approccio e poi prendi ciò che ti serve in base a ciò che... in base all'opzione che hai scelto. No, qua ragazzi la situazione è ben diversa. Tanto qua ho messo qualche clip di esplorazione di Cosacca. Questo dovrebbe essere appunto un'arma. Ovviamente per un prezzo modico di $10,000, se non vado errato, lo puoi spostare da un punto all'altro della mappa. E in sostanza, mio amico c'ha finito i soldi, a forse spostarlo, perché ovviamente questo spostamento non si sa perché costi. E comunque, se devo fare un commento senza, molto imparziale, secondo me, a parte per il colpo, è una spesa inutile, anche perché almeno lui non ci ha ripreso i soldi. Arrivati appunto a Los Angeles, a Los Santos International Airport, si dovrebbe partire per Cagliari. Beh, qua mi siamo messi a fare i deficienti, il mio amico, col martello, col piede di porco. Tra l'altro, essendo ovviamente sotto lo stesso Securosev, non è possibile appunto ucciderci neanche con le bombe, in sostanza. Cioè, ti puoi suicidare, ma non puoi uccidere gli altri, magari tirando una bomba. Ecco qua ragazzi, c'è da andare appunto all'aeroporto, giungere in questo punto, che tra l'altro, essendo con Pavel, non ci sono, non viene ricercato. Come vedrete nelle missioni preliminari, non verrà neanche ricercato quando dovrai andare a Forzancuto a compiere qualche missione preliminare. Dovrai comunque scontrarti a fuoco aperto con diversi antisommossa, ma non sarai ricercato. Almeno da quel che ricordo io, forse quando esci, però almeno quando entri no. Ecco qua la partenza per Caio. La mappa è molto carina, a dire la verità, cioè è proprio fatta bene ed è proprio studiata nei minimi dettagli, più che altro per quanto riguarda i punti di accesso. Cioè abbiamo siamo sempre stati abituati, ok, non posso passare di qui, passo di qua. A Caio Perico non puoi fare questo aggiornamento, quindi a Caio Perico c'è un punto, devi andare a un punto, o passi di lì, o passi di lì, non c'è alternativa in sostanza. E dopo vedrete perché vi ho fatto questo discorso, cos'è che ci ha portato a, in sostanza, concludere che la situazione è questa. Tanto qua dopo le foto di rito, si è già fatta sera ormai, e dovremo appunto partire per Caio Perico, ragazzi. Prima nuova mappa di GTA dopo sostanza la vita. Mi ricordo quello di North Yankton, ovviamente, perché ha fatto la storia, l'ho anche portata tutta sul canale, quindi ragazzi correte veramente a vederla se ve la siete persa. Più che altro, più che portare la storia, cioè, l'ho usata come guida per chi magari per certe missioni non riuscisse a portare a termine, e questa cosa si è vista anche perché missioni come i veicoli di fuga hanno superato anche le 20.000 views. Quindi capisco che magari in certe situazioni, in certi punti, possa essere comodo magari guardarsi una guida, e quindi questo è quello che ho fatto. Dobbiamo appunto partire adesso e niente, stavo dicendo che magari una mappa di North Yankton anche su GTA Online, ammesso che non ci sia stata, ragazzi, perché GTA Online non l'ho esplorato tutto, cioè non lo conosco bene, ma non benissimo, e non sarebbe una brutta idea. Non dico un colpo a North Yankton, perché non c'è un cazzo, però almeno da poterla esplorare. Sapevo che tipo per PC con le mod c'era qualcosa, però ora non mi voglio spingere troppo in là, magari dire cose che non siano vere, anche perché uno magari che non lo sa potrebbe crederci, due magari chi lo sa però non è vero me le viene a dire dietro. Dunque l'aereo è partito, siamo arrivati a Caio Perico, che non ho ben capito
a cosa si ispiri quella città, comunque dato il nome dovrebbe essere qualcosa che si trovi in Sud America. La mappa non è grandissima, a dire la verità, cioè ovviamente è molto molto più piccola di quella di Los Santos, Blaine County e Palito Bay. Più che altro, ragazzi, c'è molta molta vegetazione. Sembra quasi un Blaine County parte 2, possiamo dirlo veramente. Mi spingo un po' più là. Comunque un po' più... è più un posto da vacanza, ecco. Sì, un Blaine County, però posto da vacanza. Mentre Blaine County, quello vero della mappa principale, magari lo metterei più come un posto di residenza per contadini, ecco. Visto anche i personaggi che ci abitano, tipo Trevor. Ecco qua, ragazzi, che veniamo accolti da Rubio, ad essere un abitante dell'isola. E dovremmo appunto adesso dover iniziare. Ho cercato di mettere tutti i filmati, lo so che magari questo potrebbe rompervi un po' le balle, però intanto in modo da capire, potete capire bene cosa appunto in cosa consiste il colpo. E poi comunque le cutscene io ne sono veramente innamorato, vedete anche che su FIFA difficilmente le taglio, difficilmente le taglio. Ecco, Gustavo, ragazzi, queste macchine, queste Jeep, possiamo chiamare questi fuoristrada, ecco, chiamiamoli così, mi ricordano moltissimo quelli di Uncharted 4. E più che Uncharted 4, Uncharted dell'eredità perdura, perché passi sostanzialmente quasi tutta la storia a bordo di questa Jeep. E ormai, cioè, guidarle anche qui è stato quasi un ritorno al passato, poiché ho portato sia Uncharted 4 che l'eredità perduta sul canale, e quindi ho trascorso veramente tanto tempo. Tra l'altro, l'eredità perduta l'ho completato due volte come storia, e non me ne sono assolutamente, ragazzi, pentito, perché è stato veramente un bel gioco, anche se non lunghissimo, perché sono solo 9 capitoli, però mi è piaciuto veramente tanto. Ormai sono quasi trascorsi 3 anni da quando l'ho portato sul canale. Intanto appunto ci tocca una Jeep, vado a prendere questa. Come vedete, il mio personaggio, ragazzi, è unico, capelli blu. Cosa mi si viene a spronarci l'uno con l'altro? Ovviamente ho cercato di accorciare il più possibile il viaggio, perché non è proprio dietro l'angolo che dobbiamo andare, quindi prendere la clip più corta. Ovviamente alcune parti l'ho accelerata, anche l'arrivo al Los Santos International Airport. Ed eccoci qua, ragazzi, arrivati con Rubio. E qua c'è una festa. Insomma, l'accoglienza a Caio Perico non è poi così malaccia, a dire la verità. Appunto, per chi non lo sapesse, insomma, adesso ci buttano in mezzo ad una festa. E cosa che in realtà avrebbe anche senso, perché alla fine tutto parte dal casinò, quindi la cosa avrebbe senso. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi faccio una domanda. Potrebbe sembrarvi un po' scontatella. Con 2 milioni in tasca, cosa posso comprarmi a GTA Online? Commenti. Ovviamente garage di cocaina ce l'ho già, attico di lusso ce l'ho già e motorcycle club ce l'ho già, quindi queste sono le cose da tenere fuori. Ovviamente, ragazzi, Pavel ci farà passare come collaboratore della festa per poter svolgere le attività di perlustrazione sull'isola. Qua questa festa, quanto, ragazzi, vorrei andare a una festa così.
bloccati qua a casa, ragazzi, mi andrebbe bene veramente di tutto. Non sapete quanto vorrei poter, ora come ora, fare una festa così, magari con una situazione sanitaria messa un po' meglio. Tanto questo qua mi ricorda molto il, non per il viso quanto per il fisico, per la portanza fisica, il figlio di Michael De Santa, il personaggio della storia. Mi ricorda veramente troppo. Da uno che ci lavora, le attrezzature musicali sono fatte veramente al dettaglio, ragazzi. Anche il mixer, la console, tutti i vari cavi sono fatti veramente, veramente bene. Proprio la distinzione tra i colori delle alimentazioni, dei cannon, dei jack, dei pin, ragazzi, sono fatti veramente bene. Complimenti per chi ha lavorato a questo, alla grafica di questa isola. A parte le casse, che questi array messi per terra sembrano un po' dei divanetti, però vabbè, dettagli, ragazzi. Non siamo su Guitar Hero, che comunque aveva una grafica molto peggiore, siamo su GTA Online, dobbiamo fare un colpo. Ecco qua, ragazzi, che appunto abbiamo buttato in mezzo a questa festa dove c'è da ballare, appunto. Dopo aver ballato, mi sono recato appunto al bar, anzi proprio il cielo si deve recare al bar, e qua usciamo appunto, in sostanza passiamo come collaboratori della festa, come detto, per poter girare l'isola, cosa che altrimenti non potremmo fare. Ok, c'è da entrare lì dentro, qua, magari evitando di farsi scoprire, ecco. Il punto è che, come vi dicevo prima, c'è un solo punto d'accesso quando devi arrivare a un obiettivo, ed è questo, è uno di quelli, insomma, perché al GTA Online avresti preso un'altra strada, avresti fatto il giro. Qua, ragazzi, non puoi, qua non è possibile, qua devi passare solo di qui, perché se passi a nuoto non c'è nessuna roccia che ti possa permettere di risalire, quindi devi fare appunto tutta questa strada, stare attento maniacalmente alle guardie, perché come entri nel loro raggio visivo sei fuori, come avete appena visto prima. Ci siamo fatti tutta la collina a piedi, poi vabbè, dopo avendoci preso l'abitudine ce la siamo fatta in jeep, e c'è da arrivare fino a poter osservare la villa, che insomma quella è il punto principale del colpo. Qua c'è una gabbia appesa così senza apparente senso, e appunto lì c'è la villa dove avremmo accesso alle telecamere, una cosa molto importante, telecamere che si possono girare, si possono girare. E intanto qua, ragazzi, prima di arrivare appunto alle telecamere, perché ci vuole la violazione della centralina, bisogna raggiungere la torre di comunicazione, che presenta una guardia sola, quindi appena questa si gira potete tranquillamente entrare dentro la torre, ovviamente rivolgendoci una massima attenzione. Io non so perché abbia fatto il giro, perché sono piuttosto coglione. Dopo una lunga scalinata, noi siamo tipo arrivati fino in alto, inutilmente, perché la centralina, ragazzi, è dopo, mi sembra, la prima rampa di scale, se non vado errato qua, ragazzi, è volato giù, e per fortuna non è morto, anche perché se muore tipo riparti da super mega iper lontano, e tutto ciò risulta inutile. Insomma, siamo arrivati in alto e la centralina scopriamo che è giù, quindi insomma siamo dovuti rifare tutto. Ed ecco qua, ragazzi, che la centralina si trova proprio qua, la modificata, l'ha creata, insomma, il nostro CEO. E qua l'ispezione tramite telecamere serve per poter trovare i tesori da poter rapinare durante il colpo, che sono sparsi per la villa. In realtà sembrano tanti punti in cui sono disposti, ma in realtà
le cose che contano saranno tutte in sostanza in un raggio veramente veramente ristretto, come appunto il seminterrato e tutto quanto. Quindi tutto ciò che poi sta fuori, l'erba, la cocaina, tutte le varie cose, sì, portano guadagno, ma non eccessivo. Cioè, noi per esempio abbiamo trascurato, lo dico già, per quando vedrete il colpo, abbiamo cercato di piantare la villa, anche perché sono le cose che più ci interessano. E poi abbiamo tipo riempito sostanza a tappo le nostre borse. Queste sono tutte le telecamere e io ho cercato di sfogliare tutte appunto per farvele vedere, tanto qua siamo rimasti senza giocatore e siamo appunto tornati indietro, ci hanno beccato diverse volte e vabbè, e siamo giunti al moletto qua, per chi gli interessasse. Appunto, le cose extra da poter osservare sono qui. Qua ci hanno chiesto il tagliabulloni, probabilmente sarebbe sicuramente servito a qualcosa. Alla fine sono stato io quello a trovarlo e mi è toccato poi scattargli la foto. Il tagliabulloni sta proprio lì sopra questa specie di contenitore mezzo arrugginito, e per ogni cosa che trovate ovviamente c'è da fare la foto e mandarla a Pave, che ci sta aspettando al sicuro al calduccio sul Cosacca. Dopo una grossa ispezione, ragazzi, abbiamo provato ad andare nella villa, ma tutto quanto è inutile. Abbiamo deciso quindi di tornare all'aeroporto, levarci dalle palle e tornare a Los Santos, perché alla fine, vi ripeto, esplorata la villa, ci sono tante tante cose, ma il guadagno, dopo aver parlato con gente che l'ha fatto completamente questo colpo, c'è veramente poco o niente, ragazzi. Cioè, c'è tanta roba da vedere, ma il guadagno alla fine non è che cambi più di tanto. Guadagno, dopodiché, alla fine, quando ha piantato la villa, ha fatto l'80-90% del guadagno, quindi è sufficiente quella. Più che altro, ragazzi, c'è da stare molto 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 attenti alle guardie, perché in questa isola sono tantissime, sono un numero veramente esorbitante di guardie, e quindi, ripeto, c'è da veramente fare molta molta attenzione qua, ragazzi. Si è deciso di ammazzare tutti, ma in realtà non ho capito, che non avevo compreso che mi sono solo ammazzato io. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio della visione di questo video. Noi ci vediamo veramente, spero, più presto possibile, per così poi vi porto la prima parte di missioni preliminari, che sono veramente tante, quindi devo anche trovare un modo per poter tagliarle in maniera funzionale. E noi ci vediamo, come detto, anche col fantacalcio e con altre cose. Ciao a tutti, ragazzi, grazie della visione.